Lasciatemi un po' di Jingle Bells, sono qui con l'albero di Natale, Jingle Bells. Adesso vi devo raccontare una storia davvero speciale e vi porto subito, no scusate un attimo, che vuol dire? Che devo fare? No, perché Micol Palmieri mi dice c'è una sorpresa. Allora, che cosa vuol dire? Che sta succedendo? Devo andare dall'altra parte dello studio perché è in arrivo un ospite, non sappiamo chi è. Qui hanno già intanto guardato in diretta, bravissimi, non so, la magia dello studio. Hanno sgombrato tutto. Allora, adesso vorrei però che i miei autori mi dicessero cosa deve fare. Ospite a sorpresa. Va bene, da dove arriva? Da dove arriva? Dall'Edwall. Allora, che entri l'ospite a sorpresa. Ah, da qua? Vediamo. Ragazzi, ma non c'è nessuno. No, però ragazzi, non mi potete fare questi scherzi. C'è qualcuno... Non c'è nessuno. Milly! No, vabbè, ragazzi, mi sono permessa un'incursione perché siamo amici, siamo Milly amici Gallucci. Da tantissimi anni. Grazie. Per me voi siete un po' una seconda famiglia, no? Ma certo, poi figurati tra di noi. No, ragazzi, però così mi fate prendere un colpo, perché io ho letto sorpresa, ospite, non si capiva più niente. Va bene. Allora, Milly, io non so niente, però ti domando. Che, cioè, io ci ho sentito l'altro giorno, mi hai detto sto facendo Ballando on the Road. Esattamente. Che domani si conclude. Ah, domani ecco si conclude con la tappa di Roma, sì. E saremo niente proprio di meno che all'Auditorium Parco della Musica, che è una cosa meravigliosa, perché diciamo il nostro ballo pop entra lì dove si fa... cultura, dove c'è un calendario. Pensa che la settimana successiva c'è Ezio Bosso che certo. suona due sinfonie certo. di Beethoven, c'è Proietti, è un calendario straordinario e ci siamo anche noi. Ma questa tappa, allora raccontami intanto vediamo delle foto di Ballando on the Road in giro. Quante tappe avete fatto in giro per l'Italia? Noi abbiamo fatto, questa è la sesta tappa, abbiamo girato tutta l'Italia dal nord al sud, siamo stati a Milano, siamo stati a Rimini, Napoli, Altamura. Questo con tutta la banda, Caroline, sì, Fabio, tutti qua. Tutta la banda proprio e con i maestri, certo. che ci saranno anche domani. E tra le cose bellissime che succederanno domani c'è il fatto che noi apriamo tutta la nostra tappa romana con l'orchestra giovanile dell'Accademia di Santa Cecilia, Uni Orchestra, che ha arrangiato per noi Libertango, e i nostri maestri ballano dal vivo sull'orchestra. Senti, qui nelle sorprese che non finisco mai, hanno tutto fatto, io sono felicissimo di vederti, non sai la gioia, ma c'è, mi dicono che c'è anche un filmato che allora, ci racconta questa anticipazione, di che si tratta? Si tratta delle prove, c'è Raimondo che sta provando e io non sono lì perché sono qua. Ma lui ha fatto questo filmatino. Vediamolo allora, dai, vediamo insieme. Bello. Ciao amici di Vita in Diretta! Concludiamo il tour di Ballando on the Road all'Auditorium Parco della Musica con un'orchestra d'eccezione. Qui abbiamo Matilde. Che cosa ci suonate oggi? Libertango, sì. Voi suonate e noi balliamo? Sì. Andiamo! Il ballo e il canto e la musica che si uniscono nel segno del... Perché poi che cos'è tutto questo? È divertimento, certo. è libertà. Questi ragazzi studiano perché hanno il sogno della musica. Noi abbiamo il sogno del ballo. Lì c'è, hai visto, questa è un'orchestra di 400 elementi normalmente, no? Divisa in quattro corsi, eccetera. C'era il maestro Genuini, c'è il maestro Mazzarese che si occupa di tutto questo progetto. Insomma, noi siamo onorati. Posso dire grazie a Michele Dall'Ongaro e a José Dosal perché ci hanno permesso
questa incredibile avventura. In auditorio, quindi, la giusta conclusione di questo viaggio straordinario. Ma che cosa accadrà? Avete provinato, diciamo così, in gergo, avete fatto questi provini, la selezione è domani, e poi cosa accadrà? Accadrà che questi ragazzi, ma hanno dai 3 anni fino ai 100 anni, perché abbiamo trovato anche persone quasi centenarie che ballano, e faranno parte di una ristretta selezione che apparirà su Rai 1 in 4 puntate pomeridiane. Ok. E poi alcuni entreranno dentro Ballando e alcuni andranno a New York ad un festival internazionale di danza. Mamma quindi mia, c'è veramente un sogno vero. C'è un sogno vero. Senti, ma quindi vedo che dietro le quinte c'è qualcuno che secondo me è qui per salutarti. Non so se tu l'hai visto prima. Questa... Oh no! Questa sera sembra un'altra parola. Mariotto, di tutte le tue barachelle, perché adesso ti devi rimettere in ordine per Ballando con le Stelle. Perché devi sapere, caro Guillermo, vieni qua. No, dividiamo la cucina tra di noi. Non scherziamo. Vieni vicino a me. Sì, davanti a madre purissima, madre bella, madre santa. Smettila! Va bene, devi sapere che prima, nello spazio di Amilli, ti osservava nel monitor con una certa, diciamo, austerità. Diffidenza. Cioè, cosa sta facendo qui Guillermo? Una certa diffidenza. Madre, ma questi occhiali da gattina... Sono da gatto per un motivo che spiegherò dopo. Dopo spiegherò perché questi occhiali mi piacciono. Ma domani noi ci vediamo all'auditorium. Sì, domani all'auditorium ci sono anch'io. Facciamo vedere Guillermo, dai, venite. Dario, tanto è tutto live, portiamo uno sgabello per... Scusa Milly, adesso mi viene in mente una cosa che ti hanno messo i miei autori come colonna sonora, quella di The Mask. Sei entrata con questa colonna. Perché? Allora, voi dovete sapere, cari telespettatori, avete visto in questi giorni promo di Milly che dice chi sarà dietro la, ci sarà dietro la maschera? Perché tra poco, quando sarai su Rai 1 con The Mask Singer, il cantante mascherato che comincia il 10 di gennaio, ecco, subito dopo lavorando le feste. Ecco perché la mascherina e lui ride. Ma che ti ridi? Ecco, guardate, abbiamo 2 maschere svelate. Questo è per voi. Chi questo sono? È per voi perché noi abbiamo mostrato delle maschere sui social, ma attraverso dei bozzetti. Sì. Queste invece sono i personaggi veri. Cioè, quindi loro saranno così? Ci sono 8 persone famosissime, ma famosissime nel senso che tu devi essere in grado di riconoscerli dalla voce, perché non li vedi. Certo. Chi c'è dentro al pavone? Chi c'è dentro al leone? Poi ci sarà il mastino, l'angelo, il mostro, l'unicorno, cantano, il barboncino. Certo, sì. Cantano. Sì. Ed è un talent ma di canto. Ma sono cantanti? Chi è cantante, chi è presentatore, chi è attore, chi è sportivo, insomma, dei personaggi giornalista, cantano, chi lo può... ma non sono, ma devono saper cantare però, perché devono cantare tutti bene. Quindi allora loro canteranno mascherati. Così, con tante maschere di questo genere. Dovete sapere che già, diciamo, è caccia al protagonista. Anch'io sono stato chiamato, lo dico, da alcuni giornalisti per dire: ma è vero che farai The Masked Singer? Chi può dirlo, cari amici miei? Ma è vero, perché è un cast segreto, nessuno ne può parlare, quindi lì dentro potrebbe esserci lui o potrebbe esserci io canto, lui. Eh? Per il semplice motivo che chi è dentro la maschera ovviamente non lo può rivelare, quindi farà tutto quello che deve fare per far credere di non esserci. Ecco Milly, quando è che si saprà chi sono? Allora, ogni puntata, come succede in tutti i talent, c'è un'eliminazione. Sì. La persona eliminata, dopo tutto un gioco tra social, giuria, tutti noi, su chi è e chi non è, si toglierà la maschera e scopriremo chi c'è sotto. Soltanto quando viene eliminato. Svegliamo qualcosa, il nome lo possiamo dire, non ci sente nessuno. Un nome della maschera, ce lo puoi dire in anteprima? No. Ti posso dire i personaggi. Chi sta dentro voglio sapere. Io faccio il giornalista Mariotto. Sì, ma non ho capito, però che c'è sempre. Secondo me non lo so. Non ci sente nessuno. Vabbè, allora a provare con un casco integrale nero, con una maglia nera su cui c'è scritto non parlarmi, hanno fatto voto di silenzio. Ci sono misure di sicurezza, pazzesche, ma almeno la giuria possiamo sapere chi ci sarà? Ancora non lo possiamo svelare, però sarete i primi a saperlo. Vabbè, allora ragazzi, seguite Milly anche sui social, perché secondo me di giorno in giorno capiremo qualcosa anche in perché più. Anche perché aumenti la faccenda, il 10 gennaio. Manca poco. Intanto domani, domani all'auditorium, ricordiamo. Domani aspetto lui perché abbiamo la diretta. Adesso non può
pomeriggio. Dire, capito, che non ti sei svegliato, nessuno te la sveglia, con il mal di testa, domani devi essere lì. Sul TG3 abbiamo la diretta alle 2 con Roberta Mendola, quindi ricordatelo. Ci devi essere. Allora, io Milly, ti ringrazio per questo regalo, questa sorpresa. Ma no, ma grazie a te. Grazie davvero. Accolto, nonostante questa impressione. Poi ti aspetto perché... per questa sorpresa, allora, che non era prevista. Davanti a tutti dico che Milly tornerà per svelarci veramente qualcosa di più. Tutto quello che è svelabile. Ci vediamo dopo le feste. Intanto voi restate lì. Grazie a Milly Carlucci, Guglielmo Mariotto. E ci vediamo tra poco qui alla Vita in Diretta. Grazie. Ma grazie a te.